Fabio Fabiano, è più facile scrivere il finale di un libro o il finale di un'indagine? Sicuramente è più facile scrivere al finale di un libro, l'indagine è sempre complessa e difficile poi da gestire, si sa, l'indagine è tutt'altro. Il romanzo, il giallo poi ha sempre un lieto fine, a volte l'indagine purtroppo non sempre si raggiunge quello che uno si aspetta, anche perché le vicende umane, quelle vere, a volte sono molto tristi e non sono sempre allegre come nel lieto fine del romanzo. Nel suo romanzo l'immigrazione clandestina è un tema tuttora attuale nella nostra provincia. Un romanzo giallo scritto, pubblicato nel 2010 e scritto nel 2009. Voglio precisare, quando ho ideato questo romanzo e l'ho scritto, ancora Gheddafi era al pieno del suo potere, addirittura era poi stato successivamente invitato dal governo italiano di Berlusconi con tantissimo onore. E io, un po' anticipato i tempi, avevo contatti con persone che vivevano da quelle parti e sapevo esattamente delle difficoltà che viveva il popolo libico in quel periodo a causa, diciamo, della dittatura di Gheddafi. L'Ispettore di Falco è una serie, è un ottimo libro che ho letto tutto ad un fiato e merita di essere conosciuto nella nostra comunità. Per questo motivo l'associazione Martoglio si fa carico dell'organizzazione, della presentazione, con la presenza sia dell'autore che di un ottimo relatore, il professor Enzo Lesse. Le letture sono a cura di Gabriella Rorre e ad impreziosire la serata ci sarà il questore Giuseppe Bisogno, proprio perché il libro tratta anche del fenomeno dell'emigrazione clandestina, quindi dello sbarco clandestino dei profughi provenienti dalla Tunisia. E l'Ispettore di Falco, all'interno del romanzo, assume il ruolo apicale per la scoperta degli scafisti. Infatti uno scafista, grazie a lui, è stato ovviamente arrestato. L'analisi che viene nel libro è un'analisi giusta, a mio avviso, cioè quello di considerare gli emigrati e dei poveri disgraziati in cerca di fortuna, come nelle scorse e nelle passate generazioni i nostri avi hanno fatto andando in America o nel nord Europa. Signora Lessi, che fenomeno letterario rappresenta l'Ispettore di Falco? Più che un fenomeno letterario, che potrebbe anche ricondursi al Mondalbano di Camilleri, rappresenta un forte impegno sociale, un grido di speranza per i tanti migranti. Nello stesso tempo un atto di umanità, e in questo Fabio Fabiano dimostra di essere attento, lucido, capace di narrare ma anche di indignarsi e di emozionarsi, e di conseguenza emoziona anche gli altri.